Bentornati ragazzi qui su Glory Frame, sulle frequenze di Radio Statale e oggi apertura in medias res, non abbiamo alcuna storia da raccontare o meglio non saremo noi i protagonisti, noi faremo solo le domande, qualcuno ci darà le risposte. Ma chi ci darà le risposte? Le risposte ce le darà Fabio Iozzino, nostro primo ospite qui su Glory Frame. Prossima domanda, visto che parliamo comunque di un canale a sfondo appunto nostalgico, vogliamo chiederti Fabio, qual è il tuo primo ricordo che riguarda il calcio? È una domanda che a me personalmente piace sempre fare perché è sempre bello sapere qual è stato il primo approccio delle persone con il mondo del calcio che tanto amiamo. Ma guarda, il primo ricordo che ho io da ragazzino, mi ricordo un Inter Bayern di Coppa UEFA. E si giocava in Germania e Nicola Berti, quello del gol di Berti, bravo, soprannominato cavallo pazzo perché era uno che correva veramente come un pazzo, recupera palla davanti all'area dell'Inter, parte dritto per dritto, va verso l'area del Bayern, nessuno lo riesce a fermare, sembra Maradona, segna, esulta, Pizzul impazzisce, lì che urla, gol straordinario, io con mio papà siamo lì sul divano, bellissimo, Berti si mette in ginocchio sulla bandiera dell'Inter, 2-0 per l'Inter, poi al ritorno abbiamo perso 3-1, si è stati eliminati, e quello è stato il mio trauma infantile, però è stato quello il primo ricordo che ho proprio del calcio vissuto con una passione devastante. E il tuo invece è Inter-Torino, giusto? Torino-Inter, 1-3 della stagione 2008, golasso di Maicon che ho visto a casa di un mio zio che aveva a che fare con i giocatori dell'Inter, allora da lì è nata la mia passione per i colori nerazzurri, poi vabbè tutto il calcio minuto per minuto, eccetera, eccetera. Sono cresciuto così e non lo rinnego, nonostante abbia sofferto negli anni riguardando anche le cose passate, però è un amore troppo grande che non si può rinnegare. Ma rapporto con tutto il calcio minuto per minuto? Andavamo al lago la domenica e mio papà con la radiolina, con tutti gli uomini in realtà con la radiolina, disperati con le mogli che li obbligavano a uscire a fare la passeggiata, certo, tutti certo. Con la radiolina a sentire le partite, era un momento magico, bellissimo. Bello, mi ha rievocato un ricordo che avevo rimosso, bellissimo. No, è importante perché comunque. Ma passiamo da un argomento più a marcord come può essere tutto il calcio minuto per minuto alla modernità di YouTube. Hai qualche aneddoto particolare? Magari sei un errore, qualcuna correzione che ti hanno fatto, una discussione che hai avuto con qualche utente? Devo dire che la cosa divertente è che gli ascoltatori, chiamiamoli così, che dovrebbero essere quelli che dicono oh questo ne sa, guarda che bravo, poi ne sanno molto più di me perché mi correggono perché sbaglio sempre. Che in questo senso diciamo che fa riflettere anche che il video più visto sul tuo canale è quello dedicato a Giuliano Giuliani, che è il numero uno più solo della terra. Questa linea editoriale però un po' piace, nel senso questa ricerca dei ritratti più appunto malinconici, come te lo spieghi secondo te? A me piace parlare, tra virgolette, passatemi il termine, insomma, dei perdenti del calcio, nel senso, infatti sul mio canale di solito narro quasi sempre storie di sconfitte, perché secondo me è tutto più poetico ed è molto più interessante rispetto a celebrare sempre le vittorie, tutto quello che vogliamo. Infatti sul mio canale solitamente non si trovano mai che ne so, l'Italia che vince il mondiale nell'82, l'Italia dell'86, piuttosto si trova l'europeo del 96. Per dire, io sono interista, come ormai ho detto mille volte, ma non mi viene in mente di fare un video sul triplete, che è stato diciamo la massima gioia. Trovo molto più interessante, e credo che lo farò a breve, un video sul 5 maggio 2002. Spostandoci su un campo a noi di Glory Frame tanto caro come il cinema e la letteratura, e ti chiamo molto semplicemente se qualche consiglio agli ascoltatori, un po' una marchetta, due titoli che consiglieresti a chi ci sta ascoltando? Allora, sono più ferrato sui libri che sul cinema. Sui libri, allora, come autore Stephen King, che penso sia veramente un grandissimo autore, non tanto per i racconti d'orrore, che sono quelli che mi piacciono di meno, ma proprio per come racconta lui la provincia americana, racconta delle storie veramente affascinantissime. Se dovessi consigliare un libro, un grande classico, direi Il fantasma dell'opera di Leroux, una storia d'amore straziante, bellissima. Mentre il mio libro in assoluto preferito è L'isola della paura, che è il libro da cui è stato tratto poi Shutter Island con Leonardo DiCaprio. Se parliamo di cinema, non sono un grande esperto, però ne parlavamo prima quando sono entrato, Jurassic Park, il film che mi ha cambiato la vita, mi ha fatto appassionare dinosauri e mi ha reso il nerd che sono oggi. È grande cult, anche uno dei pilastri della mia infanzia sicuramente. E invece, una storia che ti piacerebbe trattare particolarmente? Allora, sicuramente, spero di farlo prima possibile, la storia di Dario Hübner. Perché grande Dario stiamo parlando di calciatori che
anni 90, anni 2000 giocavano o in Serie B o nel Piacenza, nel Brescia, adesso sarebbe titolarissimo penso di qualsiasi grande squadra. E poi un personaggio di quelli che devi raccontare, perché è arrivato tardi nel calcio che conta, non gli importava niente, non faceva vita d'atleta, però continuava a segnare, è stato capocannoniere in Serie C, in Serie B, in Serie A assieme a Protti, c'è questo record, e Hübner meriterà sicuramente una storia. Ultima domanda di questa bella chiacchierata che abbiamo avuto: che futuro ti immagini su YouTube per quanto riguarda il tuo canale? Sinceramente non è che abbia tipo un po' di progetti, nel senso che, ripeto, 4 mesi fa avevamo 200 iscritti, adesso siamo 7000. Bene, tutto quello che viene è, come si dice, è un di più. Sarebbe carino, non troppo, abbastanza breve, arrivare a 10.000 iscritti, così, giusto come il traguardo, traguardo per darmi un po' di aria, no? Perché così è ancora più inviano bello. La targa ancora per i 10.000 o no, per i 10.000 per no, 10.000 100.000. Ah, i 100.000. Ma noi puntiamo al milione. Appunto, quindi 10 milioni. Ce lo auguriamo, perché è una di quelle gemme sottovalutate di YouTube che meriterebbe più pubblico di quello che effettivamente ha, almeno dal mio punto di vista. Anche dal mio. E meno male, c'è unità di... C'è unità di intenti. E quindi siamo arrivati appunto alla fine di questa chiacchierata. Nominavamo prima il tirannosauro, il tempo è tiranno. Il tempo più tiranno del tirannosauro. È più tiranno del tirannosauro. Vi salutiamo anche noi, io sono Jacopo Magliano, al mio fianco come sempre Samuele Virtuani. Vi diamo appuntamento la settimana prossima con un altro ospite. E oggi è ammucchiata, sciambola ormai. Mucchio selvaggio, come diceva qualcuno. Piccinini. E allora vi lasciamo a Sul Fondo. Vi ringraziamo nuovamente, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.